Baroni, una vittoria pesantissima ottenuta con grande sofferenza, una vittoria importante su un campo difficile, una vittoria che permette al Pescara di salire a 54 punti in classifica e di fare un bel passo avanti. Sì, una vittoria dove c'erano in palio dei punti importanti, l'avevo detto, la partita è stata caricata tanto. Queste sono gare dove alla fine conta portare via il risultato, perché per noi insomma ci permette ora di affrontare queste altre due gare in pochi giorni con uno spirito comunque importante e positivo. Non si è fatto niente perché siamo tutti lì e quindi i giochi sono tutti aperti, quindi c'è da recuperare velocemente le energie per affrontare questa partita martedì. Mister, da parte rossonera rabbia e delusione per un derby giudicato falsato dalla direzione del Fischietto? Non voglio commentare queste cose, non l'ho mai fatto, mi conoscete anche quando sono stato qua e quindi non voglio assolutamente fare questi commenti. Mister, l'avevate preparata così, Pescara molto attendista, poi però al primo affondo avete fatto davvero male. No, siamo stati un po' sporchi nella giocata, c'era frenesia, c'era pressione, noi dobbiamo anche un pochino scrollarci di dosso questo, perché poi quando la squadra riesce a trovare quello che ha sempre fatto e che sa fare, mettiamo in difficoltà l'avversario. È chiaro che sapevamo che loro sono una squadra fisica, una squadra che potevano portare della veemenza in campo, gli abbiamo concesso credo poco e abbiamo creato i presupposti anche per far gol. Mister, parliamo del finale di gara, cosa è successo dopo il triplice fischio di Pairetto? Qualche discussione accesa in campo, abbiamo visto anche... No, non c'è stata una discussione, voglio chiarire subito perché forse c'è stato un malinteso anche da parte di Roberto che è partito verso Birke, ma Birke voleva solo scusarsi, ma non vedo cosa c'era da scusarsi, abbiamo fatto gol sotto la curva, non è che siamo andati a prendere in giro i tifosi del Lanciano, quindi tra l'altro Birke era forse anche un eccesso di attenzione, forse mal interpretato, però è finito tutto subito perché ci siamo spiegati insomma io credo che le partite era sentita perché c'erano tante situazioni, però poi quando è finita. Mister, aver vinto qui le dà una gioia particolare oppure come tutte le vittorie in trasferta? Guardate, io l'ho già detto prima, no? Io purtroppo non posso farci niente, io sono stato qua, sono stato bene, ho dato tutto me stesso. Purtroppo a volte non si raccoglie quello che si semina e quindi posso solo, sono un pochino dispiaciuto, ma so che nella nostra professione questo fa parte del gioco, quindi io sono stato a testa alta in campo perché non avevo niente da, non ho niente contro i miei ex calciatori. Né da rimproverarsi? No, assolutamente. Perché io preferisco, no? Poi giudizi, io l'anno scorso ho fatto un campionato con 6 esordienti, 60 punti e portando anche dei soldi nelle casse della società perché giocavano i giovani. Tornando sul match, mister, il Pescara è stato premiato troppo, è un po' poco premiato il Lanciano, insomma un risultato di parità sarebbe stato forse la fotografia giusta di questo derby, secondo lei oppure no? Ripeto, i derby si vincono perché sono troppo importanti, tra l'altro viene in un momento difficile del campionato dove conta molto di più il risultato perché abbiamo vinto ma non si è fatto niente, siamo lì in lotta e quindi va bene così. Mister, è stato bello al 91esimo andare ad esultare sotto la curva, anche lei è andato sotto la curva, ci sono stati gli applausi dei tifosi, questa vittoria nel derby ha un sapore particolare ma soprattutto è importante anche per questa tifoseria arrivata così numerosa oggi a Lanciano. Sì, assolutamente, io lo sapete, ho grande rispetto perché purtroppo questi nostri tifosi spesso in casa li abbiamo fatti soffrire e abbiamo regalato più soddisfazioni fuori casa. Oggi sono arrivati molti, era giusto festeggiare in maniera corretta come credo ha fatto la squadra. Grazie. Prossimo il tuo ottavo gol, altri 3 punti in chiave playoff preziosi per il Pescara. Sì, importante, molto importante per noi.
siamo lì adesso e poi vediamo, dobbiamo guardare un partita a volta e poi vediamo da fine. Jamerson, il gol, il gol partita, poi l'esultanza sotto la curva sud, cos'è successo? Perché poi comunque è stata apprezzata, sono state apprezzate le tue scuse, il tuo gesto a fine partita. Sì, volevo dire scusa perché non ho fatto tanto, ma un po', ma ho sentito tante brutte parolacce, tutte partite da me, da noi, da loro, ma è una brutta cosa a me, comunque devo dire scusa. E con Vastola cosa vi siete detti? Perché Vastola che ti ha in qualche maniera portato a chiedere scusa, tra virgolette. No, io ho chiesto a lui che possa venire con me, e così succede. Bikir, eri in dubbio per questa partita, non eri al meglio delle condizioni, in settimana ti eri allenato poco, hai giocato, hai segnato un gol fondamentale per il Pescara, quindi meglio di così non poteva andare. Sì, ho allenato molto poco, un giorno, ma mister mi crede, è andata bene. Ora bisogna battere la Provercelli martedì sera. Sì, chi ha detto prima, dobbiamo guardare un partita a volta e dai 100% in partita e poi vediamo. Avete portato via 3 punti, rivediamo ancora una volta preziosi per la vostra classifica, per i vostri obiettivi, però certo che il Lanciano forse ha fatto di più di voi la partita. Sì, loro hanno giocato molto bene, più buoni di noi, secondo me, specialmente il primo tempo. Noi non siamo stati lì primo tempo, ma un po' migliorato in secondo tempo, ma loro hanno veramente giocato una bella partita. Un gran merito tuo per il gol, però c'è stato anche un gran velo da parte, adesso non ricordo, di un tuo compagno di squadra che ti ha spianato, insomma, la strada, no? Sì, Gianluca e Rossi hanno fatto una bella cosa a sinistra e mi manda un bellissimo palla. Sei arrivato a 8 gol, ora la doppia cifra è vicinissima, insomma 10, altri 2, insomma ci pensi? Io provo a fare sempre gol, poi vediamo quanti ci sono alla fine. I derby vivono anche di duelli, no? Ce n'è stato uno sulla tua fascia con Conti, insomma questo ragazzo, se vogliamo, si è ben comportato, come l'hai visto, questo duello, questo faccia a faccia? Sì, si sta in tutti i derby, è normale, che era un po' duro, ma è così. È l'ottavo gol, l'abbiamo ripetuto, c'è una dedica particolare visto che è un derby? Scusa? C'è una dedica di questo gol visto che l'hai realizzato nel derby? Sì, mia nonna che come si dice, hanno morto tra Copasa qualche giorno fa, era lei. Sì, a lei. A lei? Sì. Ok, grazie. Grillo, intanto complimenti per questi 3 punti che vi consentono di rimanere pienamente in zona playoff. Un intervento importante, anzi un doppio intervento nel primo tempo, poi insomma c'è stata la grossa occasione di Vastola, però tutto sommato hai vissuto un pomeriggio semi tranquillo, anche se dal punto di vista nervoso era un derby. Ma sì, il ruolo è questo, nel senso che se uno ha l'opportunità in quelle poche occasioni di farsi trovare pronto è una cosa già abbastanza importante. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare lo staff sanitario perché dopo Modena ho avuto un problema, una spalla abbastanza serio e non sono riuscito ad allenarmi quasi fino a ieri. E ci tengo veramente di cuore a ringraziarli perché se oggi sono riuscito a giocare volevo esserci a tutti i costi, ecco, e ho fatto veramente tutto quello che potevo fare per riuscire a essere in campo, al di là della vittoria, questo è il ringraziamento che va a loro come staff sanitario. Poi per il resto la partita sì è importantissima perché è il derby, ma in realtà sono 3 punti che a noi ci fanno stare di nuovo lì dentro, che è quello che vogliamo. Come 2 settimane fa dopo Frosinone avevo detto che noi ci credevamo, oggi dico la stessa cosa. Sappiamo che già martedì è un'altra partita importante quanto il derby, ma però siamo felici perché questo tipo di vittorie in questa partita ci fa avvicinare molto di più noi ai nostri tifosi, i nostri tifosi a noi, perché abbiamo fatto un cammino difficile da inizio anno e se oggi siamo qui il merito è di tutti noi.
Vincenzo, una vittoria importante, ma sono arrivate notizie importanti anche dalla difesa del Pescara che, così come nella gara col Modena, oggi non ha subito gol. Sì, devo dire che a volte magari si fa un po' di confusione tra difesa, attacco. Io credo che quando costruiamo un'azione come il gol di oggi è un'azione costruita da tutta la squadra. Quando abbiamo preso dei gol di sicuro non è né colpa mia né della linea difensiva, al di là delle piccole sbavature che ci possono essere, siamo sempre una squadra, sicuramente facciamo un calcio propositivo per la Serie B o anche offensivo che ci dà dei risultati e ci sta anche rischiare qualcosina in più, l'importante è riuscire a portare a casa queste vittorie. La trasferta, d'accordo, era comoda per i tifosi, però insomma 1200-1300 persone si sentono. Ma devo dire che oggi è stato bellissimo, ho visto anche tante famiglie dal nostro settore, al di là dei gruppi, e per noi sono importanti, al di là che oggi era vicino, vedere la curva così piena, bianca-azzurra, è stato bellissimo. Una vittoria da dedicare ai tifosi, anche al vostro allenatore, per lui oggi era una partita particolare contro il suo ex Lanciano, una settimana particolare, insomma ci tenevate a regalare la vittoria anche al vostro allenatore? Sì, ma devo dire che lui durante la settimana non ha mai toccato questo argomento con noi, anzi era molto sereno, abbiamo spostato la concentrazione su cose molto più importanti, preparando la gara bene, sapendo che ambiente trovavamo, infatti siamo riusciti a portarla a casa. Lanciano mastica amaro per qualche episodio, a loro dire dubbio, fatto sta che comunque l'arbitro forse dall'una e dall'altra parte ha commesso qualche errore, tu come l'hai vista dalla porta, magari hai una visione diversa? Ma io non mi sento di commentare queste cose perché l'arbitro ha fatto la sua partita, avrà fatto anche tante cose buone, avrà sbagliato qualcosa da una parte e dall'altra, è normale che quando perdi hai qualcosa da recriminare. Ma penso che sia noi l'episodio ce lo siamo andati a prendere facendo una partita gagliarda e portando a casa questi tre punti importanti. Martedì si torna in campo, c'è questa partita con la Pro Vercelli, una squadra bisognosa di punti, una vittoria potrebbe però a questo punto lanciarvi definitivamente verso il rush finale del campionato. Ma di definitivo ancora credo che sia un po' presto, sicuramente la partita di martedì d'ora in poi sono importanti quanto quella di oggi, perché siamo rimasti lì, siamo tutti attaccati, ci sono tanti scontri diretti e non c'è cosa più bella che avere il destino nelle proprie mani, nel senso che dipende solo da noi, se riusciamo a fare più punti possibili sappiamo che ci andiamo a giocare qualcosa di importante. Pescara cinico in questo derby, un'occasione, un gol? Beh sì, la Serie B è fatta di queste partite molto spesso e oggi la nostra bravura è stata appunto riuscire a mettere una grande determinazione, un grande temperamento come fanno loro la maggior parte delle volte, però con delle qualità che ci hanno permesso di portare a casa la partita.